US Open 2017, Shapovalov sfida Carreño Busta. Day 7 agli US Open, con la parte bassa che riprende in mano la racchetta. Una fetta di tabellone che sta regalando sorprese su sorprese, con tutte le TDS alte che hanno salutato il torneo precocemente. Se da una parte il pubblico recrimina il basso livello di gare, dall'altro ha scoperto la bellezza di un torneo che premierà con la finale un tennista che non si è mai spinto così tanto in fondo. Zverev, Anderson, il nostro Lorenzi, Carreño Busta, Schwartzman, Pouille, e Shapovalov. L'enfant prodige, il diamante grezzo del Canada, che ha trovato in lui e in Félix Auger-Aliassime un duetto devastante che andrà ad affiancare Raonic nella sfida di Coppa Davis. L'innocenza di Denis Shapovalov, 18enne, sempre meglio ricordarlo. È quanto di più bello un campo da tennis possa offrire. Gli occhi spauriti ed emozionati dopo la vittoria con Nadal li ricordiamo tutti, felicissimo per la vittoria, consapevole di aver ferito un simbolo, ma allo stesso tempo interdetto perché lui non aveva il diritto di ledere un tranquillo venerdì alla leggenda iberica. Meno di una settimana giocata bene, ed ecco che i challenger sembrano lontani, e la top 100 non più un sogno da realizzare prodigandosi con tornei su tornei. Gli appassionati hanno trovato in El Shapo meno buffo soprannome creato in quel di Montreal, che riprende quello di Joaquín Guzmán, signore della droga messicano, un giocatore moderno, ma diverso dall'attuare solo potenza e fluidità da fondo, come fanno tanti suoi compagni. L'anticipo in risposta, soprattutto con il rovescio, quando è testimone di un'apertura alare magnifica, con il colpo che rimane basso e profondo, rimane uno dei suoi punti di forza, insieme al dritto debordante da un rovescio celestiale, pecca nei pressi dalla rete, cosa strana per un mancino talentuoso. Dopo aver saltato Cincinnati, ecco gli US Open. Superati Medvedev, Tsonga, Edmund, ora all'esame Carreño Busta. Shapovalov, fonte, chiocciola Live Tennis Twitter. Non si vince il Most Improved Player of the Year Award per caso, o fortuna. È il 2013, e Pablo Carreño Busta riceve tale premio dopo aver timbrato una stagione fenomenale. Ma torniamo due anni più indietro, nel 2011. In quell'anno, Liberico porta a casa ben 5 futures e riesce a prendersi la posizione n-136. Sembra l'inizio della prorompente ascesa che di lì a breve compirà, ma il fato dice no. L'anno successivo soffre di un'ernia al disco, ed è costretto a rimanere 7 mesi fermo per non incappare in gravi complicazioni. Torna da n-645 nel 2013, ed è l'anno che lo vede esplodere, vince qualcosa con 39 partite consecutive conquistando 7 futures. Fa bene anche a livello ATP, e scala 600 posizioni. Da qui, il riconoscimento menzionato poc'anzi. Il 2014 ed il 2015 sono anni di transizione, con lui che veleggia intorno alla 50esima posizione. Poi l'exploit nel 2016, il circuito ATP inizia ad accorgersi di lui e del suo modo di giocare. Un 2017 condito da finale a Rio, semifinale ad Indian Wells, titolo all'Estoril e di quarti al Roland Garros. Tutto ciò gli è valso la 19esima posizione. A Flushing Meadows ha battuto King, Norrie e Mout. Carreño Busta, fonte, chiocciola geo_set_edmatch_twitter.